Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenuti a chi ci segue in diretta, a chi ci guarda in differita. Appuntamento con in diretta con lo scrittore sezione novità. Ogni settimana, insomma, dedico una diretta ad una novità, insomma, a una nuova uscita in libreria. La scorsa settimana abbiamo avuto Laura Campiglio, che so che avete recuperato anche in tanti tra le IGTV. Questa settimana invece sono molto contenta, ormai dico sempre così, però è vero, sono sempre molto contenta di ospitare uno dei professori più amati d'Italia, un celebrity prof che è arrivato proprio in questi giorni in libreria con il suo nuovo romanzo che si intitola Dormi stanotte sul mio cuore. Lui si chiama Enrico Galliano e lo vedo che è già qui e quindi lo accetto subito. Se arriva, c'è sempre questo momento un po' così di ciao Enrico, come stai? Io Ciao, ciao, bene, tu? sto bene, sto bene, sto bene. Sì, tirami innanzi, come diciamo in Brianza, non so cosa come dite a Pordenone, però insomma, in qualche modo. Andremo avanti. Ecco, che bella la tua. Cos'è una mansarda? L'ho vista anche in tutti i tuoi video. Sì, in realtà è una soffitta, sì, dove c'è questa parte dove io scrivo, studio, eccetera. Poi la parte dove faccio i video invece è di là, quelli dove faccio la parola del giorno, in un bugigattolo, proprio in una... Non ti mostro perché mi vergogno un po'. Perché non si può far vedere. Senti, Rico, partiamo un po' da qui, poi parliamo del tuo libro che ho letto, mi è piaciuto un sacco, Dormi stanotte sul mio cuore, edito da Garzanti. Però io ti volevo fare questa domanda, un po' prendendo in prestito una frase di Sara Jessica Parker. Ma come fai a far tutto? Cioè, tu insegni, fai video, fai ogni giorno la parola. Ho visto il tuo video, quello te lo scrivevo prima, quello sulla didattica a distanza che ha fatto tipo 1 milione di visualizzazioni, ma sono morta da ridere. Fa veramente ridere. Cioè, chi non l'ha visto vi invito ad andarlo a vedere perché fa veramente spaccare. Poi tu interpreti i vari studenti, no? C'è un Enrico Galliano col cappellino, un altro scazzato col cappuccio, fai veramente molto ridere. Ma l'hai montato tu quel video lì o hai un supporto Sì, qua tecnico? è tutto homemade, Con me. tutto fatto a casa, tutto in soffitta, fra l'altro, è tutto qua. Quindi sì, l'ho fatto proprio dopo pochissimo che era iniziata la didattica a distanza, perché sentivo subito il bisogno di sdrammatizzare una situazione drammatica, e quindi ho trovato questo modo qua, insomma. Mi sono fatto aiutare anche da quelli che mi seguono, perché avevo scritto un post scrivendo: raccontatemi la cosa più buffa che vi è successa con la didattica a distanza. E avrei dovuto fare un video di 2 ore, probabilmente, a mettere dentro tutto quello che mi hanno raccontato. E alla fine è venuto a fare un video di 5 minuti, ma bello denso. Scrivono che è Sara Jessica Parker che ha preso da te. Boh, insomma, vedremo, glielo chiediamo magari, insomma, in questi giorni. Ma non sono mica Sara Jessica, quindi. Sara Jessica ovviamente sarà disponibile a chiacchierare con noi. Ecco, no, però la domanda è come fai a far tutto? Cioè, come fai a fare tutto qua? Tu insegni ancora, giusto? Sì, Tu insegni in dove? A Pordenone, no? A provincia di Provincia. Pordenone, il posto dove insegno io si chiama Pravis Domini. Io la conosco bene, Pordenone per Pordenone Legge, quindi è una Eh sì. cittadina che mi sta molto simpatica. Sì. Sì, allora insegno, però faccio part-time, cioè Ok. ho dovuto perché Adesso che però. sei diventato famoso, part-time, giustamente. Dai, ti prendo in giro. Certo, no, ma perché anche prima dell'emergenza, insomma, giravo molto per le scuole in tutta Italia e quindi ho dovuto fare una scelta, o una cosa o l'altra. Allora ho detto no, voglio fare una cosa o l'altra perché amo fare tutte e due, quindi ho ridotto un po' l'orario a scuola e ho sacrificato, insomma, un po' di ore per dedicarmi anche al resto. Ecco. Per il resto, sì, devo dire che ho la fortuna di avere delle persone che mi aiutano, cioè, nel senso, la mia famiglia mi sostiene. Non Meno è male. scontato, perché Non lo è. io salgo qua su in soffitta alle 5 e mezza ogni mattina, scendo giusto ogni tanto per nutrirmi, e poi torno su, lavarmi così se capita, e poi torno su. E quindi, sai, non è così semplice. Perché tu hai praticamente sfornato un romanzo all'anno dal 2017, in più sei riuscito anche a scrivere dei racconti qua e là, libri anche un po' diversi. I titoli sono Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Più forte di ogni addio.
Cioè, uno all'anno è impegnativo effettivamente, perché poi sono dei bei tomoni, insomma, non sono proprio romanzetti, cioè sono delle belle storie, articolate, no? Bravo. No, guarda, ti dico la verità. È vero che sono usciti uno all'anno ed è vero che ogni Ne hai già anno, scritti prima. però i primi due in particolar modo, almeno il nucleo iniziale c'era già da prima, quindi dai, cioè, diciamo due, tre in 4 anni, dai, facciamo così, se non sembra troppo. E questo ruolo da un po' professore celebrity, così, come lo vesti? Cioè, no, la cosa che mi piace è che comunque rendi, perdonami il termine, però rendi molto divertente, friendly e anche figo un mestiere che è giusto che sia figo, cioè quello del professore, no? Perché insomma è un lavoro per niente facile, è molto importante e ce ne siamo resi conto soprattutto in questi mesi, no? E tu sei un po' un esempio da questo punto di vista, avrai un sacco di professori che ti scrivono, mi immagino. Sì, beh, il bello è anche quello, no? Il fatto che, cioè, io alla fine non penso di avere, l'unica forse qualità in più che posso avere è che magari so raccontare certe cose, no? Credo di far parte di una grandissima squadra che comprende milioni di colleghi che fanno esattamente quello che faccio io, anche molto meglio di me. Ma forse io l'ho saputo, come dire, trasformare in un racconto che è piaciuto, che è seguito, un'idea proprio, sai, di insegnante che in qualche modo scende dalla cattedra, scende dal piedistallo e prova non abbassarsi. Per me è sbagliato dire abbassarsi, come è sbagliato dire mettersi al livello di, perché non è che tu ti metti al livello, cioè noi siamo, per molti versi, è sbagliato secondo me trattare i ragazzi come ragazzi, prima bisogna trattarli come persone, poi dopo vediamo, ma prima di tutto come persone. Forse questa idea qua è proprio quella che è piaciuta più di tutte, ecco. Chiudendo un po' il tema didattica a distanza, visto che in uno dei tuoi post parlavi, no, della maturità, insomma, quest'anno è una grande perdita, per i ragazzi che, insomma, dovranno farla in questo modo un po' speciale. Sì, è l'ultimo giorno di scuola, questa è una grande defaillance, una grande mancanza purtroppo che i nostri ragazzi non avranno, perché diciamocelo, dai, la scuola è bella perché c'è l'ultimo giorno di scuola, cioè se sei studente, uno dei motivi belli Ma per anche andare a scuola. professore, immagino, che insomma, cioè, mia mamma Sì, fa anche per noi ha un suo fascino. un'onorata carriera. Per noi un po' meno, perché comunque poi ci sono gli esami, poi ci sono, quindi invece per un ragazzo che finisce la scuola, soprattutto uno che finisce, non so, l'esame di maturità, cioè quel giorno lì, il giorno in cui esci dall'orale, cos'è? È veramente uno dei più felici della vita, a meno che naturalmente non ti abbiano bastonato a morte all'orale, però in Io, guarda, ti generale. posso confidarti, io mi ricordo che l'ultimo, quando ho fatto la maturità, sono andata con la mia 600 rossa in macchina, patente appena presa, eccetera. Nella 600 avevo messo, non so perché, però io questa, anche all'università ero così, mi portavo sempre tutti i libri dietro, ma anche adesso quando faccio le interviste sempre, ho bisogno di avere i libri. Quindi avevo messo tutti questi libri dentro, appunto, quindi avevo questa 600 ricoperta di libri. Vado, faccio l'orale di maturità, finisco, torno a casa, apro il bagagliaio e li butto tutti per terra. Cioè, li ho buttati, cioè è stata una cosa, un gesto, mia madre, cioè, che cazzo stai Un facendo? No, li gesto butto. simbolico. Basta, li butto. Infatti sono tutti strappati, un disastro. Ecco, basta. No, volevo mi è venuto in mente adesso, guarda, mi hai fatto fare un viaggio. Un viaggio, allora, un viaggio che mi hai fatto fare adesso, parlando di maturità, ma che mi hai fatto fare anche grazie al tuo libro Dormi stanotte sul mio cuore, che ho qua in versione digitale. C'era qualcuno che scriveva, eccolo lì in versione cartacea, purtroppo la versione digitale arriva prima e quindi però, insomma, sono belle entrambi. Vedevo nei commenti qualcuno che scriveva, i romanzi di Enrico sono tutti così, sembra che sia finito, invece no, in realtà arriva un altro colpo di scena. E succede esattamente anche in questo romanzo. Mi hai fatto tornare al passato perché la tua protagonista, Mia, è nata nel 1989, insomma, ha 29 anni nel 2000. E 19, è una donna, insomma, adulta, che però deve fare i conti con qualcosa che è successo durante la sua adolescenza. Adolescenza passata appunto tra il 2001 e il 2003, che erano anni in cui anch'io ero adolescente. Io appena ho aperto il tuo libro, ho visto questa citazione, ho detto, citazione, Cesare Cremonini, che meraviglia, no? Questa canzone straordinaria che ha segnato i miei 15 anni. C'è qualcosa di grande tra di noi, che non potrà cambiare mai, nemmeno
almeno se lo vuoi. E in effetti poi questa canzone ritorna perché accompagna, insomma, quello che succede a Mia. Vediamo di raccontare la trama, senza essere troppo spoiler, perché immagino che tanti non hanno ancora letto il libro, quindi è complicatissimo. Diciamo che questo romanzo racconta di incontri, racconta di scomparse, racconta anche di ferite, che se poi non ci si fa i conti non possono essere rimarginate. Sono stata abbastanza eterea senza entrare troppo nel particolare. Ma complimenti, perché non è facile. Qua È complicatissimo, però non possiamo dire c'arrivo. che al centro, insomma, c'è un incontro, appunto, diciamo, di Mia, che è questo personaggio che mi è stato molto simpatico, con un ragazzo, che si chiama Fede, che entra nella sua vita. Adesso poi ci racconterai come, in una maniera un po' strana, quando lei è adolescente, poi a un certo punto scompare. Ecco, iniziamo un po' da qui. Da cosa ti è nata la voglia di scrivere un romanzo che avesse degli archi temporali diversi, cioè che partisse dal 2019, ma che poi affondasse proprio ai primi anni 2000, e come è nato il personaggio di Mia? Allora, qua sono i miracoli che a volte accadono quando scrivi, ma anche quando leggi a volte. Cioè, la prima scheggia di questa storia parte da lontanissimo, parte dal 2008 addirittura, quando ho scritto la pagina che adesso è l'incipit del libro, o meglio il capitolo in cui Mia descrive il suo concepimento, fondamentalmente i suoi Sì, primi anni sì, sì, sì. di vita. Quelle pagine lì le ho scritte ormai 12 anni fa, all'interno di una storia molto più adolescenziale di questa. Era una sorta di 3 metri sopra il cielo fatto male. Vabbè, non ti vergogno, anche perché lo citi a un certo punto, 3 metri sopra il cielo, no? E sì. questa duplice Beh, quegli attitudine che si ha anni lì. nei confronti di questo film, libro che poi è diventato un film, che insomma un po' tutti si vergognano a dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, però l'abbiamo visto tutti, insomma, quindi Eh sì, e l'hai visto anche tu a questo punto. certo, anche per documentarmi a un certo punto. Ma poi ecco, è tornata da me all'improvviso quando ho sentito il bisogno di raccontare il tema del pregiudizio. Sentivo forte proprio la spinta a parlare del pregiudizio, ma senza pregiudizi, cioè senza buonismi. Perché quando si parla di pregiudizi, di rapporti con l'altro, con lo straniero, col diverso, si scade o naturalmente, purtroppo, nel razzismo di chi è, oppure molto spesso dall'altro lato, per cui è tutto un accettare. Invece, ci si dimentica molto spesso di quanto l'altro faccia paura sempre, cioè ogni esperienza di altro ci fa paura, perché siamo umani, tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è diverso ci spaventa. E volevo indagare questa paura, ecco. Volevo vedere cosa c'era dietro, perché facendo mie le parole di una persona, insomma, di cui è pochi giorni fa è ricorso l'anniversario della morte, cioè Giovanni Falcone, il quale diceva che tutti abbiamo paura, cioè è normale avere paura, l'importante è non farsene sopraffare, ecco, quella è una cosa importante. E allora volevo raccontare questa parola, la parola pregiudizio, proprio, cioè come sono stati vissuti, non so tu quanti, hai detto che avevi 15 anni nel 2001? Sì, io Lascia. sono del 1984, lo dico, ormai lo dichiaro la Ormai mia l'abbiamo vecchiezza. Sì, ormai è inutile nascondersi dietro. scusa, No, figurati. non volevo. Però erano da pochi anni, insomma, c'era stata la guerra nei Balcani. E cominciavano ad arrivare dalle nostre parti, molti qua dove vivo io, in Friuli, persone appunto che provenivano dagli stati dell'ex Jugoslavia ormai disciolta. E non so che ricordi hai tu, ma i ricordi che ho io furono di un'iniziale grande diffidenza e spesso di pregiudizi belli pesanti. Per esempio, anche con gli albanesi, che in realtà erano arrivati ancora prima. Si creava questo pregiudizio per cui gli albanesi erano tutti delinquenti, accoltellatori, eccetera, eccetera, e ricordava un po' quello che si diceva di noi italiani Ah, 100 anni certo. fa, quando eravamo noi emigranti. E allora ho provato a vedere, proviamo a raccontare una storia in cui il pregiudizio forse è vero, cioè forse il cattivo stavolta è davvero lo straniero. Vediamo cosa succede. Mettere insieme queste. Proprio per anche, sai, spiazzare un po' il lettore, perché il lettore che ormai un po' mi conosce si aspetta da me che io racconti una storia diversa, no? Dove lo straniero è il buono, dove lo straniero.
Invece proviamo a spiazzarlo un po', vediamo cosa succede. Fino adesso mi sa che ci sono riuscito perché in tanti, insomma, mi hanno detto che il libro l'hanno letto molto velocemente, cioè l'hanno letto Sì, si vuole in arrivare alla fine, un giorno, due. devo dire. Sì, io l'ho letto in un giorno, cioè l'ho letto proprio praticamente tutto ieri e vuoi arrivare alla fine, cioè perché vuoi vedere la storia come va a finire, perché forse più che in altri tuoi romanzi ci sono tanti colpi di scena e anche cambi di prospettiva. Parliamo sempre così in maniera eterea per non entrare troppo nella trama che poi mi dicono tu spoileri. E, uscendo dalla trama e entrando insomma così nel periodo storico che, vabbè, a cui io sono molto affezionata, ecco, tu che cosa ti ricordi di quei primi anni 2000? Beh, sono stati gli anni in cui, insomma, ero all'università. In realtà bighellonavo all'università perché la mia fase scemo è durata molto tempo. Cioè, ognuno di noi ha la sua fase scemo, no? Cioè, un periodo della vita in cui diciamo non ti dai grosse scadenze e pensi soprattutto a fare esperienza, ecco. E quindi li ricordo con grandissimo affetto e dolcezza perché insomma sono stati anche gli anni in cui io facevo le stagioni al mare, per esempio, lavoravo in un ristorante a Bibione qua da queste parti. Fantastico. Bibione meraviglioso, sì. No, è vero. Bibione, Jesolo, questi posti mitici, no? Poi. E poi anche musicalmente devo dire che ci hanno regalato delle belle perle, insomma, che naturalmente io ho citato alla fine, cioè nel libro ci sono diverse di queste perle, a partire dai Travis, per esempio, o la canzone che hai detto tu, che secondo me è stupenda. Bellissimo. Ma Cremonini gliel'hai mandato il libro? Sai che non ci ho neanche ancora pensato, però No. non sarebbe una bruttissima idea. Io lo Brava. manderei, lo manderei a Cremonini. Non sono d'accordo di dare un nome al cattivo, eh? Ma ho dato un nome al cattivo. No, non abbiamo detto niente, non abbiamo parlato di niente. Non so, stiamo cercando di. No, non hai dato il nome al cattivo. Diciamo che ci sono dei cattivi e ci sono dei buoni. A posto, no? Perché bisogna sempre stare attentissimi. È molto più facile fare queste interviste, cioè quando il libro l'hanno letto in tanti, e quindi Sì, eh. diventa. Perché in questo caso, insomma, è un po' più complicato. Come Però. mai il 2000 c'è un motivo? Chiede Alberto, che fra l'altro è un mio amico, è Alberto Zuccalà, che fa le graforecensioni, queste bellissime recensioni disegnate dei libri, non so se le hai mai viste, te lo consiglio. Il 2000 perché è il periodo in cui, cioè, era appena finita la guerra del Kosovo, del momento in cui, diciamo, uno Ah, hai detto lo straniero cattivo. E ti sei fregato, ma no, ma in realtà però non si sa quale straniero, cioè bisogna leggere il romanzo per capire, c'è Sì, poco da no, fare. ma forse lei intendeva un'altra cosa, intendeva che Sì. stavo apostrofando in modo Ah. negativo lo straniero. No, era proprio per dire, lo straniero è il cattivo, è una domanda che tu già dalle prime pagine ti fai e la risposta naturalmente ce l'hai alla fine perché sennò ti rovino tutto. Come mai proprio la Allora. fefobia tra le altre tante Ecco, fobie? allora, questa mi rubano ovviamente le domande che, perché a un certo Ai ai ai. punto, no, no, ma va benissimo così, però magari contestualizziamo perché non ho ancora letto il libro, no? La nostra Mia, allora, di Mia facciamo che parliamo un pochino perché altrimenti non riesco a farti domande. Mia è la protagonista, del romanzo che incontriamo quando ha 29 anni, poi andiamo indietro nel tempo, la troviamo adolescente che soffre di questa, malattia, insomma, patologia che lei chiama, amichevolmente la fefo, che io non conoscevo, cioè questa afefobia che è questa, che è la fobia sociale, cioè l'ansia, di toccarsi. Ecco, rispondiamo pure alla domanda, cioè hai preso spunto da qualcosa, da qualcuno, da dove ti avevi. Io veramente non l'avevo mai sentita, anche un bel nome, sembra l'alfabeto farfallino. All'inizio pensavo a una cosa che ho detto, guarda Galiano cosa si è inventato, invece no, invece è Boh, una patologia che esiste. a me affascinano sempre, ma ha sempre affascinato il mondo, insomma, della psicologia. E così come nel mio primo libro, dove c'era invece la sindrome di alienazione parentale, un'altra forma di nevrosi, in questo caso ero in bicicletta a Cagliari, che avevo preso in noleggio una bicicletta, così giravo per Cagliari da solo. E ho pensato, e stavo scrivendo questo libro e ancora Mia non aveva questa cosa, finché non mi è venuto in mente che sarebbe stato interessante esplorare il mondo di una persona che ha paura di toccare gli altri, anzi, che ha paura di farsi toccare dagli altri e che vive il contatto fisico come una sofferenza. Cioè,
il tema proprio del tatto e del contatto. E qua, altro miracolo della scrittura, cioè sembra che uno l'abbia fatto apposta, cioè che abbia fatto la furbata, non so, tipo a un mese dall'uscita arriva l'emergenza, il lockdown e cambia la trama per inserire. No, l'ho scritto 2 anni fa, cioè l'idea era di 2 anni fa, che sembra, penso che sia una delle parole che raccontano i nostri giorni adesso, la paura di farsi toccare dagli altri, la paura del contatto fisico, a parte qualche Mattacchione che si diverte a fare gli assembramenti lo stesso, ma lasciamo stare. Mia, sì, questa paura che ha è nata da un trauma che ha subito. Noi non sappiamo cosa le è successo, ma sappiamo che è successo qualcosa. Ecco, perché neanche lei lo ricorda. E quindi la paura di farsi toccare diventa la metafora, secondo me, cioè mi trasformo in questo caso da autore a lettore. La metafora della paura dell'intimità, del lasciare che le altre persone entrino in contatto col nostro mondo. Immagino che siano in tanti, magari non sono afefobici veri, però sanno di cosa sto parlando quando dico paura di lasciare entrare gli altri nel tuo mondo. Come il tuo amico non vedente Che ti ha ispirato e che ti ha accompagnato ispirato nel e tuo ultimo accompagnato libro. nel tuo libro. Ti Sì. chiedevano anche se il libro è adatto ai ragazzi, insomma, sì, beh, io direi proprio di sì, che è adatto ai ragazzi più giovani di prima liceo, insomma, è adatto un po' a tutti questo libro, perché tanti cioè, si possono riconoscere tutti. Provato a crescere un po', cioè i primi 3 libri erano molto incentrati sul mondo degli adolescenti. Adesso, facendo in modo che la voce narrante è una ragazza di 29 anni che già, insomma, ha un lavoro, ha uno sguardo diverso, ecco. Adesso è un po' più maturo e tanti me l'hanno già detto che hanno avuto la sensazione, insomma, che fossi un po' cresciuto. Sarebbe anche ora, 43 anni. Vabbè, non è mai troppo tardi e non si cresce mai davvero fino in fondo. Dicevi appunto appunto la feofobia, che è un tema molto attuale. In realtà ci sono tante tematiche molto attuali, cioè che leggendolo io adesso ho percepito come veramente molto attuali, perché, diciamo, sempre rimanendo eterei, un ruolo importante ha anche l'11 settembre, no? È un libro, come dicevo all'inizio, che parla di ferite. Tutti i personaggi hanno una ferita, loro intima, privata, ma si parla anche di ferite collettive, quindi la guerra merda, del Kosovo, dico merda come dice uno dei tuoi personaggi, e poi le grandi tragedie della storia. E questo, insomma, io l'ho sentito molto attuale, perché quella che stiamo vivendo, magari non ce ne rendiamo tanto conto adesso, sballottati tra le varie fasi, e non capiamo bene quello che ci sta succedendo, ma è certamente una ferita. Sì, in realtà quello che volevo fare, senza fare troppo il fenomeno, lo premetto fin da subito, non sto facendo il figo, non voglio. Ma non so se hai presente un certo scrittore abbastanza conosciuto italiano, si chiama Alessandro Manzoni, no? L'hai sentito nominare? Sì, ha fatto quello. Vagamente, vagamente, ma è solo perché sono Brianzola, altrimenti. Ha scritto sì un romanzo che è un po' di nicchia così. Lui cosa ha fatto nei Promessi Sposi? Ha messo la sua storia, l'ha messa nel 1600, ok? Però in realtà lui l'ha fatto per parlare del presente. Ha scelto la via del romanzo storico per descrivere quello che era il suo presente del 1800. Io, nel mio piccolissimissimissimissimo, ho cercato di fare la stessa cosa. Ho preso un momento della nostra storia quasi 20 anni fa, per provare a raccontare l'oggi. Perché soprattutto mentre scrivevo il tema dell'incontro con l'altro, il tema di quello che dicevamo prima, della paura dell'altro, era all'ordine del giorno, cioè si parlava quasi solo di quello. E io ho voluto provare a dire la mia, però non volevo essere troppo attuale, perché se fosse stato troppo attuale, lì è molto scivoloso il terreno, cioè è difficile riuscire a essere incisivi parlando del presente, solo i grandissimi ci riescono. Io non credo di poterlo fare. Allora ho fatto una cosa più furba, sono andato indietro di 19 anni e ho raccontato la storia nel 2001. Posso leggere questa? Vai, vai. Ciao Sì. Enrico, per la creazione di personaggi ti sei basato su persone vicino a te come familiari e amici oppure sono frutto di fantasia? Intendo sia fisicamente che emotivamente, chiede Federica.
Allora, io credo che scrivere assomigli all'arte del mosaico, sempre. In particolar modo chi scrive, diciamo, romanzi realistici come i miei, ma credo che sia così anche per chi fa i fantasy. Cioè, tu prendi piccole tesserine della realtà, le sposti, le cambi, le giri, e alla fine viene fuori un quadro inventato, immaginario, tutto quanto, ma composto da tante piccole tessere di cose vere, che possono essere una frase, possono essere un dialogo che hai orecchiato da qualche parte, possono essere una marca di vestiti che hai visto addosso a uno, una canzone. Ecco, le sposti, le giri, ci giochi un po' e alla fine diventa un qualcosa di nuovo, però basato sulla realtà. Vedi, questa è una risposta molto intelligente, cioè perché riesci a dire così molto. È Basta molto con vago. te. No, siccome vedo che c'è grandissimo interesse appunto sugli, ma in generale, guarda, con te, ma anche in tutte le altre dirette che faccio con gli scrittori, c'è proprio questo interesse nel capire dove sta la vita e dove sta il racconto, ecco. Dove c'è più Enrico in questa storia? Poi, tra l'altro, a te piacciono molto anche. Sei anche abbastanza un caso, nel senso che non ci sono tanti scrittori che fanno quello che fai tu, cioè i personaggi femminili, tu che sei comunque un uomo, no? E ci sai entrare veramente tanto in sintonia. Ecco, l'autore, per esempio, in questa storia, l'autore che ovviamente sei tu, Enrico, è inutile che parliamo in terza persona, dove lo troviamo in questo romanzo maggiormente? Lo troviamo, beh, ci sono alcune scene realmente accadute che io ho in qualche modo trapiantato nella finzione. C'è a un certo punto due personaggi si danno un bacio. Ah, cioè entriamo proprio bene, bello. Un po' diciamo che romance. quel momento lì, insomma, è sì. Inventato, ma la fotografia mentale è presa da un album dei miei ricordi personali. Ecco, ho cercato un po' di camuffarlo, ma insomma c'è. Ma soprattutto credo che il me si veda tanto nelle parti in cui c'è Margherita, di cui Volevo magari parlarne, dovevi che parlarne. Però è intanto dico solo una meravigliosa. Vai, cosa: vai, dico tranquillo, vai. solo che è esattamente il tipo di insegnante che io vorrei essere, cioè la stessa forza, energia, la stessa anche capacità di suscitare confidenza. C'è mia figlia qua sotto, risenti. Ciao Putti! Io bene, tu? Come stai oggi? Sai, non ci vediamo da tanto. No, sì, è tornata oggi, è tornata adesso perché è stata via Ah, dai nonni ieri sera. che carina. Parlavamo appunto di Margherita, maestra elementare di Mia, non propriamente giovanissima, ma che in realtà con Mia mantiene un rapporto, no, di affetto, di amicizia, diventa un po' la sua migliore amica, un po' il suo guru personale, la persona con cui confidarsi. Come dicevi tu, lei dà questi consigli, a parte che lei è toscana, parla in questo modo che fa spaccare da ridere, è toscana, sì, giusto. E dà questi consigli in maniera anche molto strana, no? Cioè, se per domande, no? Del tipo appunto esistenziale, la paura, lei appunto passa attraverso delle citazioni. Per esempio, adesso ne ho segnate alcune perché mi hanno fatto, non lo sapevo, cioè le parla della pupilla. La pupilla si chiama così perché se guardi bene negli occhi qualcuno, dentro la sua pupilla, ci vedi te stesso riflesso, solo molto più piccolo, piccolo come una bambolina. Pupilla in latino significa bambolina. Bellissimo, non lo sapevo assolutamente. Poi a un certo punto, appunto sul tema del fare la cosa sbagliata per un fine giusto, cita Gino Bartali, per esempio, insomma, mi sembra di ricordare. Ecco, ha questo modo di raccontare le cose attraverso un po' quello che fai anche tu, per certi versi, che è l'etimologia, il racconto delle parole e di cose anche molto curiose, no? Anche questa cosa degli squali, ne leggo l'ultima. Ci sono talmente tante persone spaventate dagli squali che esiste una parola, selacofobia, se trovi tutte te. Calofobia. Ecco, che indica proprio la paura degli squali. Le persone che ne sono affette non riescono nemmeno a bagnare i piedi in mare,
Tra l'altro, secondo me, io sono un po' affetta. Ma gli squali uccidono in media solo 10 persone ogni anno, il che vuol dire che abbiamo una probabilità su 70 milioni che succeda a noi. Ecco, io lei l'ho trovata veramente geniale, cioè, perché non le dà dei consigli diretti, ma la porta a riflettere sulle cose che lei sta vivendo da altre prospettive. Sì, credo che questo sia l'aspetto più originale del libro. Margherita, appunto, è questa maestra in pensione che è diventata negli anni la migliore amica della protagonista Mia. Ogni giorno Mia va a trovarla, naturalmente Mia, dai 12 ai 16 anni è la fase della vita in cui le domande partono, cioè ogni giorno ha delle domande nuove, le fa delle domande e Margherita ha in mano questo quaderno, che è una sorta di enciclopedia dell'assurdo, una raccolta di tantissime voci enciclopediche, però delle cose più strane del mondo della scienza, quella che hai detto tu adesso, la secalofobia, o ad esempio il battito della frequenza cardiaca di un colibrì, di quanto è diversa rispetto alla tartaruga, insomma, più di 5.000 voci dentro questa enciclopedia. Cerca dentro questo quaderno e risponde alle domande di Mia attraverso queste voci e poi gliele spiega, perché naturalmente sono tutte metafore di qualcosa. E alla fine, una volta che gliele spiega, dice: ah, cioè, anch'io, è stata la parte più divertente da scrivere, perché mentre la scrivevo anch'io dicevo: ah, ma è vero allora! Ma dove hai trovato tutte queste informazioni? Cioè, su enciclopedie di scienza? Ah, qua è una collezione che dura da anni, cioè sono anni che sto raccogliendo queste cose, perché io le raccolgo veramente da, penso, 20 anni queste cose, e mi sono sempre detto, un giorno le userò, so che un giorno le userò, e infatti, tac, è arrivato. Molte, sai dove le ho trovate? Nell'oroscopo di Rob Bresny. Ma veramente? No, ma questo è meraviglioso. Cioè, tu ti collezioni da cos'è, internazionale o quello che è, l'oroscopo suo. Sì. Perché ogni Fantastico. settimana lui fa questo oroscopo dove i segni zodiacali sono in realtà basati sulle persone che hanno quel segno zodiacale lì, le Sì. cose. E a volte ci sono queste cose stranissime, insomma. Quello della Gioconda che è stata appesa in bagno, l'ho presa da lì. Ma pensa. Ma che meraviglia. Che Chiedono meraviglia. anche a Margherita, vedi, qua torniamo alla discussione di prima del mosaico. Margherita è un po' me, quello che vorrei essere io, ma è anche molto Margherita Hack, che io ho conosciuto nel 2012, l'ho intervistata davanti a una platea di 300 studenti, io la intervistavo, insomma, questa presenza aveva più di 90 anni e aveva l'energia e la freschezza mentale veramente di una trentenne. E questo incontro con lei di 8 anni fa, evidentemente è stato dentro di me, ha fatto un giro così largo e alla fine è diventato un personaggio di questa storia. Bello, bello. Senti, ma ti faccio una domanda così. Ecco, siccome ne avevamo parlato anche, per esempio, con Silvia Vallone, insomma, con tanti altri scrittori, ci sono degli scrittori per cui tutta la nostra, cioè, la nostra vita sta nell'adolescenza, per altri invece sta nell'infanzia. Ecco, per te che cosa rappresenta l'adolescenza? Io forse ho qualche problema con l'adolescenza, nel senso che, ma ho notato che è una cosa che riguarda molti insegnanti, eh? Cioè, ho notato che, ad esempio, gli insegnanti della scuola primaria spesso hanno una parte infantile, molto forte, cioè che si sente proprio. Nel mio caso, io credo che una parte di me si sia fermata verso i 15-16 anni, si è ancora lì fondamentalmente, deve ancora venirne fuori, quindi a metà fra la sindrome di Peter Pan e il fanciullino di Pascoli. Diciamo che è il momento, ecco, in cui è lo sprigionarsi delle possibilità. C'è quella scena bellissima del libro di Baricco Novecento, no? Quando Novecento sta per scendere dalla nave, finalmente, per tutta la vita che ha passato in mare, decide di scendere dalla nave e guarda il mondo e dice: ma come fai a scegliere una strada? Come fai a scegliere un lavoro? Come fai a scegliere una donna? Ecco, l'adolescenza è il prolungarsi di quell'istante, no? In cui lui sta per mettere piede nel mondo, ma in realtà è ancora al di qua.
è ancora un attimo di qua, è tutto è possibilità, è tutto è libertà e soprattutto è il momento in cui siamo più, dovremmo essere più liberi di sbagliare, più liberi di metterci in gioco, di provare, di essere anche goffi, di essere anche scoordinati, di essere anche in qualche modo appunto sbagliati. Come dice a un certo punto proprio Margherita, è la brutta copia della vita, ecco. Quella parte lì è la brutta copia. Che è in realtà il momento in cui puoi fare il più grande esercizio di libertà, la brutta copia, perché puoi sbagliare, puoi fare, lasciare i brutti segni, no? E chi la vive male di solito? Chi pensa di volerla scrivere subito in bella, di non sbagliare, di non esporsi, di non... Ecco, lì è il rischio più grande, secondo me. Sì, che poi infatti tu dici per scrivere in bella senza errori devi rimanere solo col foglio bianco. Vedo che stai leggendo quella domanda, come Sì. fai tu a sentirti una... Perché poi ecco, c'è un grande tema che in realtà quando abbiamo 12-13 anni pensiamo di essere gli unici a sentirci inadeguati rispetto al mondo, no? E poi forse crescendo ci rendiamo conto che non siamo da soli, cioè che tanta gente si è sentita inadeguata se non tutti. Ecco, come hai fatto tu a... Insomma, questa ragazza immagino sia molto giovane. Si è rivista molto nelle parole di Mia quando racconta se stessa alle medie. Ecco, come fai? Forse perché hai anche contatto con i ragazzi tutti i giorni. Beh, qua non è stato difficile per me perché, cioè, i ragazzi ci parlano con me spesso, non Ma tu sempre, insegni però dove? Al liceo? le medie, Alle le medie. Come la mia mamma, anche la mia mamma ha insegnato alle medie. Vabbè, vai, vai avanti, procedi. E quindi mi raccontano come stanno, come si sentono e da questi racconti alla fine ho tratto la descrizione perché a un certo punto Mia dice insomma che gli anni delle medie sono una specie di inferno sulla terra, ma è vero, cioè io sfido chiunque a dire hai avuto i tuoi 3 anni di medie come sono stati? Lo faccio Trementi. alle presentazioni, per alzata di mano, no? Alzi la mano chi 3 anni di medie è stato bene, si alzano tipo 3 mani su 100, no? Così che si guardano, perché sono difficili, è il corpo che ti esplode, no? Poi ti spuntano pelurie da ogni dove, i baffi, anche alle ragazze a volte, insomma, tutta una serie di cambiamenti difficili da gestire, soprattutto a livello emotivo, no? La parte emotiva che diventa più forte di quella razionale, quindi non riesce a governarla. Comunque io ho 43 anni, ma me li ricordo oggi. Poi si creano questi traumi anche a volte che uno si riporta fino. Per sempre, certo. Sì, infatti tu scrivi appunto chi dice che è stato bene, cioè Mia dice chi è stato bene alle medie, o adesso non mi ricordo, però o è bugiardo oppure è stato in coma per 3 anni, una roba del genere, non so, perché è impossibile. Poi magari troveremo qualcuno che è stato bene alle medie, ecco. No, ma qualcuno c'è, qualcuno Sì. che se l'ha passata bene c'è. Direi un 3-4% della popolazione scolastica mondiale, secondo me. Sarebbe carino fare così. Ciao papà, scrive qualcuno, non so, non voglio. La Bobby, la mia compagna, che Ah. forse per posta mi stanno guardando da giù. Ciao. Per vederti ogni tanto devono seguirti su Instagram. E senti, ti manca la scuola? Sì, dicevi di sì, cioè andare proprio in classe. No, io credo che la maggior parte di noi insegnanti ci sentiamo orfani proprio, cioè ci hanno strappato qualcosa e pochissimi di noi l'hanno presa bene, anzi quasi nessuno, proprio perché l'insegnamento ha tanto bisogno del contatto umano, soprattutto con i più piccolini, parlo della primaria e anche delle medie. Forse dal triennio in su ancora si riesce di più a... Ma prima c'è... Ma nel tuo video, scusa se ti interrompo, ma mi viene. Cioè, andate a vederlo questo, perché si capisce che insegna le medie. Cioè, anche semplicemente la scena iniziale che c'è quello col cane, quell'altro che dice: posso andare a prendere il gatto? Scusate, vado a prendere il criceto. Poi il prof inizia a posso andare in bagno? Cioè, fa morire. Vabbè, cioè, No, non è quella del bagno facile. continuano a farla, e tu ogni volta devi ricordare che sei a casa tua, puoi fare quello che vuoi. Ma perché poi in realtà li vedi tutti di faccia oppure no? Come funziona? Perché all'università, per esempio, no, perché io ho fatto delle lezioni all'università, sono tutti... È diverso, ovviamente, insomma, però non si vedono di faccia. Invece nel vostro, alle medie, sì, vedi gli studenti proprio. Sì, diciamo che dovresti, ma poi c'è sempre quello che non c'ha voglia, e
mette solo l'audio e si vede. Allora, cioè, sono cambiate tante cose, no? Prima dicevi per favore stai attento, oggi è diventata la frase per favore accendi la webcam, cioè cambiamenti, segni del tempo, ecco. E come la stanno vivendo a questo momento i ragazzi? Che cosa lascerà? No, veramente male, ma li capisco, cioè, capisco che sia una. Credo che loro abbiano accolto con un entusiasmo quasi euforico le prime 2 settimane. Le prime 2 settimane, secondo me, l'hanno presa come ah, una vacanza, che bello, papà. Ma dopo, quando hanno capito che sarebbe durata molto e quando soprattutto hanno capito che non saremmo più tornati. Cioè, proprio li vedevi dall'altro lato dello schermo che avevano questo sguardo perso, cioè, e soprattutto svuotati anche un po' a livello di idee, di creatività, perché non è inutile girarci tanto intorno. L'intelligenza è come una scintilla che parte quando c'è lo scontro fra due intelligenze, cioè è attraverso l'incontro con l'altro che. Nascono le idee, nascono le cose nuove, nasce anche proprio l'apprendimento. L'apprendimento ha bisogno dell'altro. Io credo che un ragazzo prenda tipo di una lezione fatta da me, prenderà il 10%, ma il resto lo prende dal guardare cosa fanno gli altri, dall'imitazione, a volte anche dal copiare proprio. Cioè, sono No, non molte dirlo altre. troppe volte, ecco. Enrico, no, ma hai molto ragione, soprattutto per i ragazzi più giovani, probabilmente. Ti chiede Elena, tua grandissima fan perché sapeva tutto di te. Enrico, tu quando hai capito di essere diventato grande, se l'hai capito a questo punto? Beh, sì, l'incipit è questo qua. Posso leggerlo? Vai, certamente. Perché così quelli che stanno ascoltando capiscono forse perché Elena l'ha citato. Mi sono chiesta molte volte quando è che diventi grande. Quando è quel momento in cui prima eri bambina e poi non più. Se c'è da qualche parte, che ne so, una linea, qualcosa che segni un di qua e un di là. La superi e allora vuol dire che sei nel mondo dei grandi. Quando compi 18 anni. Quando finisci l'orale di maturità, quando ti sposi, non è facile trovarlo quel momento perché per ognuno è diverso. Ma oggi, a quasi 20 anni di distanza da quell'estate, e con queste foto in mano e sulla pelle il calore di quei giorni ancora appiccicato addosso, mi viene da dire che non diventi grande quando prendi la patente, quando sei maggiorenne o quando finisci la maturità. Diventi grande il giorno in cui per la prima volta hai un segreto. Bello. Allora, posto che, come tutti, forse, non so se sono del tutto diventato grande per i motivi che dicevamo prima, ma credo che sia stato, ed è per questo che l'ho scritto, anche per me, il giorno in cui ho avuto un grande segreto, una cosa veramente più grande di me, allora lì ho sentito che c'era come una linea che avevo passato, che era diventata, adesso sta a te, adesso sei tu che devi. Poi, naturalmente. Se ne sono arrivati altri momenti, altre linee superate e penso a quando ho messo piede per la prima volta in una casa in cui vivevo, cioè casa mia, no? Oppure quando ho tenuto in braccio una bambina che era mia figlia appena nata, cioè quello lì è proprio un momento in cui dici, ok, lì è una grande linea, proprio lì la senti quasi fisicamente, senti che la stai superando. Quindi sono stati più momenti, però ripeto, secondo me c'è ancora un pezzettino che è fermo là, lo aspetto, arriverà, arriverà. Vabbè, ma quella è la cosa, cioè, secondo me, cioè, non mi ricordo chi lo diceva, che però quel pezzettino, no, forse non deve mai essere colmato, cioè per continuare a cercare, per continuare a fare, cioè sentirsi troppo grandi non aiuta. Ecco, non mi ricordo, c'era una citazione bellissima su questa cosa, che ovviamente non mi ricordo, però il senso era un po' questo. E io ci credo abbastanza a questa roba qua. Ah, sì, anch'io ci scherzo, ma anche secondo me è fondamentale tenerlo vivo perché, soprattutto per certe cose, l'adolescente che c'è in noi ci serve anche come campanello d'allarme. Perché gli adolescenti sono anche quelli del bianco o nero, sono quelli dei principi, delle cose, no? E serve avere qualcuno che ti dica: no, guarda che non stai più seguendo i tuoi principi, ti stai un po' svendendo, per esempio, no? È importante avere qualcuno che ti fa: ehi. Ti ricordi cosa mi avevi promesso che non avresti mai fatto quando avevi la mia età? Esatto.
Come dice Mufasa, ricordati chi sei. Vedo che insomma tutti stanno dicendo io me lo tengo stretto quel pezzettino lasciamolo intatto. Va bene, Enrico, io se non ci sono altre domande, ci sono altre domande, mi sembra di essere una prof in questo momento, se non ci sono altre domande, non so se sono entrata nella parte, ti ringrazio un sacco, mi sono divertita moltissimo. Immagino che ti mancherà come a tutti andare a fare le presentazioni, oltre alla scuola, fare le presentazioni con i tuoi lettori e dover fare queste cose su Instagram. Ah, vabbè, ti Sì. chiedono nel libro, hai inserito anche qualche tua esperienza adolescenziale, una l'hai detta prima, se vuoi dirne altre. Sì, c'è qualcosa, diciamo, della mia adolescenza, però il problema adesso è lo spoiler, perché se lo dico dopo rovino la sorpresa, però sì, molto dissimulata, ma ce ne sono due o tre sparse in giro. Comunque le presentazioni adesso stanno cominciando ad arrivare delle proposte per farle lo stesso dal vivo in sicurezza, quindi forse qualcuna ci scapperà. Ma d'estate? Questa è un'ottima Quest'estate, sì. notizia. Bello. Qualcuna in luglio, già qualcuna in più a settembre, quindi forse, naturalmente dipende da come va, perché qua si vive alla giornatissima proprio, quindi però non è detto, insomma, che non se ne facciano del tutto, ecco. Dai, speriamo, incrociamo le dita. Senti, a parole come siamo me? Quante ne hai fatte di parole? Meno male che ci sono tante parole. Ah, non ho idea. Ne ho fatte 5 a settimana da quando è iniziato, quindi 3 per tante, tante, non lo so, però Un sono bot, tante. ma quindi, però stai andando avanti, vedo, cioè ormai. Sì, cioè l'idea era quella di farlo come compito per i miei, cioè, è partito così, dato che dovevo fare qualcosa di semplice, chiaro, e soprattutto che fosse quotidiano, di modo da. Solo che poi è diventato che tutti me le chiedono, mi suggeriscono parole. Se un giorno salto, tipo ieri, perché era la festa, la gente inizia a scrivere: è la parola oggi? Perché non La prossima parola? Anticipo. la. Ma io le decido di notte, tipo, di Ah, solito. ok. Di notte le decido, al mattino mi sveglio, bevo il caffè e le faccio. E quindi metto lì la telecamerina senza montaggio, senza niente. Infatti, a volte si vede anche tipo le pagliuzze nell'occhio, cose veramente horror. La tua parola del giorno è un appuntamento fisso per i miei alunni. Grazie. Cioè, Grazie a te, che... Loredo. Loredo fan. Vabbè, la parola, dai, chiudiamo così, la parola che è più nel cuore, che hai fatto, che ti è piaciuta? Beh, A me sì, piace domanda molto. complicatissima, però. Mi piace molto la parola dantesca, intuarsi, far entrare, cioè entrare dentro il tu, no? E in realtà poi nel paradiso di Dante corrisponde anche all'immiarsi, cioè far entrare l'altro dentro di me, che sarebbero sintetizzabili in una parola cinese che si dice shu. Lo shu, significa proprio mettere l'altro dentro il proprio cuore, è una sorta della trasformazione dell'empatia in un verbo, cioè empatizzare, no? Sì, bello, però Sì. È intuarsi, cioè senti che suono. bellissima, me l'ero completamente dimenticata. Grazie. Dovremmo intuarci un po'. Praticare, esiste anche il sostantivo? L'intuazione, Forse no, boh, l'intuazione, sì, l'intuazione. perché è sorella comunque dell'intuizione, eh. È vero, hai ragione. Vedi quante cose. Dai, e Aiuto. quindi con questo compito di intuarci un po' tutti, cioè cercare di metterci nei panni degli altri, io ti saluto tantissimo. È stata una bellissima chiacchierata. Rifacciamo vedere il libro, Dormi stanotte nel mio cuore, Garzanti editore. Ce l'ho anch'io in versione ebook, però è meglio. Contrario, sul mio No, no, ho cuore, eccolo qua. detto sul mio cuore, ho detto nel mio cuore, avevo sbagliato, sul mio cuore. Eccolo qua, perfetto. E, grazie, grazie mille Enrico, Grazie a te, grazie, brava. grazie a tutti, Complimenti. grazie, grazie, ma no, complimenti a te. Baci, Alla ciao prossima, Enrico, ciao, grazie, ciao. grazie a chi ci ha seguito. Ciao. Ah, come sempre, scusa, tutte queste interviste rimarranno, lo dico perché poi mi chiedono, ci sei, su LegiTV, non le leverò mai, quindi potrete rivederle quando vorrete. Baci, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.